partecipazione, ma qua dove si svolgeranno dei fatti molto molto vicini, che sarà sabato, ma prima voglio parlare con quelli che sono un po' gli autori di questo evento che vi presenteremo, che sono l'Archetype, un'associazione che nasce qua a Savona, sono qua vicino a me, sono ragazzi molto giovani, e ci facciamo raccontare pian piano, prima di arrivare al clou del nostro discorso, del nostro servizio, come nasce l'associazione e di che cosa si occupa. Innanzitutto ciao a tutti. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, Stefano. Ciao a tutti, io sono Michele. Stefano, che può sembrare, ma non è Stefano Tanz, ci assomiglia molto, lo salutiamo. Allora, come nasce l'idea di fondare un'associazione in quel di Savona? Tutto è nato per scherzo tra me e lui, per produrre come un studio più che altro i nostri progetti. Da lì abbiamo visto che era una vera e propria esigenza creare una realtà alternativa, una realtà in cui organizzare musica che non fosse la solita commerciale che passa nei canali principali, e da studio di registrazione, home studio di registrazione per band emergenti o band all'inizio del loro percorso, abbiamo cominciato a avviare una serie di eventi piuttosto che di iniziative per promuovere band e artisti in generale in quella che è Savona. Infatti, oltre a promuovere live piuttosto che registrazioni vere e proprie, cerchiamo anche di dare collaborazioni con artisti a 360 gradi, che possa essere un pittore piuttosto che digital artist o creatori di maschere, artigiani, in quello che può essere, come si può dire, il fai da te o l'handmade amatoriale, mettiamolo così. Ok, quindi non è solo, diciamo, un progetto musicale, ma un progetto che abbraccia quantomeno una certa branchia dell'arte? Esatto, è un progetto per, mettiamolo così, per dare spazio a chi non avrebbe mezzi e voce in capitolo per crearsi degli spazi autonomamente. Quindi, non essendoci poi nessun tipo di realtà che promuove questo a Savona, abbiamo detto, proviamo a cambiare nel nostro piccolo le cose e creare noi gli spazi per queste persone e per noi stessi, poi, perché comunque quando possiamo ci infiliamo anche noi con i nostri progetti. Beh, giustamente, insomma, praticamente l'unione fa la forza, no? Che è una filosofia che purtroppo non si ritrova nel mondo moderno tutti i giorni. Esatto, anche perché poi all'interno di questo microcosmo che si è creato abbiamo conosciuto tanta gente nuova, tanti amici, alcuni sono diventati un po' dei fratelli, perché poi bene o male dal lavoro si crea un affiatamento che va oltre poi l'ambito lavorativo vero e proprio, e quindi niente, cerchiamo con quel poco che abbiamo di creare una cosa bella un po' per tutti, insomma. Il nostro scopo principale poi è quello di, diciamo, creare una, chiamiamola, rete tra le varie realtà giovanili di Savona, nel senso Savona ha il vantaggio di avere una forte realtà artistica, nel senso ci sono tanti gruppi, tanti musicisti, anche cantautori, tante band, ci sono anche tanti artisti come disegnatori, pittori. Il nostro scopo, diciamo, è dalla musica in sé cercare di coinvolgere anche questo aspetto, diciamo, iconografico visuale anche nei nostri eventi, per far sì che un evento che organizziamo noi non sia solo il concerto, ma oltre al concerto ci sia magari la mostra di tavole del disegnatore, piuttosto che l'esposizione degli oggetti fatti a mano, insomma creare qualcosa che sia un evento nell'evento anche, cioè oltre al concerto ci sia anche esposto il materiale di chi, come tanti, oggi cerca di fare della propria passione una professione, ecco. Quindi voi date praticamente spazio a tutto, cioè non siete vincolati da un credo, da un genere, cioè quindi dal cantautore piuttosto che all'artista pop o al disegnatore di fumetti, ecco. Assolutamente sì. Chi mi vuole rispondere? Non c'è problema. Noi partiamo dal presupposto che la musica prima è musica e poi è musica di genere, nel senso che quando si tratta di arte, un cantautore che si scrive le canzoni in casa con la chitarra acustica è importante tanto quanto una band che si riunisce in sala prove in garage a fare la musica più estrema possibile e immaginabile. Perché o come il disegnatore che si fa i disegni in casa sul foglio A4, così come piuttosto il ragazzo che fa delle grafiche digitali a computer, insomma l'arte poi è bella proprio perché è varia, quindi noi cerchiamo di dare spazio a tutti. I nostri eventi, quelli che abbiamo organizzato finora, sono andati molto bene proprio perché alla serata si poteva trovare di tutto. Ecco, io so che diventerete presto anche etichetta discografica.
Diciamo che... Non lo fregato, no, perché solitamente il gioco è quello. Dai la schiena per 35 minuti e uno non lo caghi, poi cazzo invece... Sì. No, invece mi ha risposto subito. Grandissimo. No, diciamo non propriamente etichetta discografica, ma diciamo da offrire comunque un servizio anche ai, soprattutto ai gruppi emergenti che hanno bisogno comunque di una... di un clima un po' più familiare, diciamo, perché giustamente possono essere intimoriti da una organizzazione che magari è proprio molto, diciamo, più completa, che magari è, non so come dire. Diciamo attività, insomma, prendete un po' in braccio l'attività di consulenza anche, sì, il esatto, discorso. Consulenza però in un clima appunto più amichevole, familiare, che possa avvantaggiare chi comincia. Diciamo, chi è agli esordi, piuttosto che... Sì, perché molte volte c'è difficoltà a muoverti, cioè molti non sanno, che iniziano questo percorso, non sanno magari come abbracciare il discorso. Sì, è perché appunto ci sono molte associazioni appunto professionali, come possono essere delle etichette vere e proprie, che sì, offrono il loro pacchetto, le loro cose, ma in maniera appunto molto, molto commerciale, ecco, e quindi magari dei ragazzi che hanno iniziato da poco possono sentirsi un po' intimoriti da questo. Invece noi cerchiamo di offrirlo sempre in una forma molto, molto tranquilla, che possa facilitare il processo, ecco. Ecco, quindi quello che non c'era 10 anni fa, ecco, mi sembra di capire che voi ci teniate a mantenere l'integrità di un progetto, qualsiasi esso sia, dell'artista. Esatto. Cioè, a differenza magari di un mondo commerciale dove c'è un interesse, però ci sono varie figure dove aiutano a un'esecuzione, a una lavorazione più commerciale, invece mi sembra di aver inteso che voi tutelate e aiutate, però mantenendo quello che la libertà di espressione dell'artista. Esatto, perché noi fondamentalmente, partendo come realtà indipendente e sperando di continuare questo filone, cerchiamo di allontanarci totalmente dallo scopo di lucro. Noi diciamo che quando io e lui abbiamo iniziato a suonare insieme una dozzina d'anni fa e ci siamo ritrovati nei sali di associazione, a concerti in un oratorio, per dire, e facevamo metal, quindi erano... Era l'ambiente giusto. Sì, diciamo che eravamo piuttosto confusi, anche perché trovavamo band più grandi che... ci snobbavano, perché comunque il ragazzino di 14 anni, 12 anni che inizia a suonare è uno sfigato. Noi cerchiamo invece di allontanarci totalmente da questo concetto, quindi in una serata, in un evento, evitiamo totalmente di fare la serata, oh mio Dio, tre nomi fighi. Al tre nomi fighi, il nostro, diciamo, il percorso che preferiamo è mettere sì una band più rinomata, più conosciuta, quello che vuoi, come headliner, se così si può chiamare, una band possibilmente appena nata, quindi che ha bisogno di farsi le ossa a metà, perché uno dice ma no, mettili all'inizio, hanno poca esperienza. No, secondo noi chi deve iniziare deve farsi vedere. All'inizio spesso è sempre il pubblico che si fa gli affari propri, e è una cosa che a noi non piace. Non è ancora rodato. Esatto, quindi spesso a questo proviamo a dare nel pacchetto anche la proposta di una band esterna, quindi che viene da fuori, come sarà il 27 con i Frankenstein Revenge, che salutiamo, una band horror punk di amici. E tramite questo appunto cerchiamo di far riscattare, diciamo, la proiezione di quello che siamo noi a distanza di 12 anni. Vabbè, sì, direi che credo che queste cose nascono sempre dal discorso di una proiezione, un discorso introspettivo, quello che avremmo voluto fare non riusciamo, quindi cerchiamo di aiutare gli altri a realizzarlo. Anche perché noi mettiamo a disposizione anche di musicisti più giovani quella che è la nostra esperienza, che non è un'esperienza fatta di conservatorio o altro, semplicemente io e lui abbiamo suonato in tanti pub, in tanti locali, ma... sono anni che lo facciamo con tanta passione, con tanta voglia di divertirci, e quindi vogliamo anche trasmettere ai ragazzi che iniziano a farlo adesso questa passione che abbiamo noi. E molte volte noi ci siamo resi conto che quando si va in uno studio di registrazione, che è bello, rinomato, ci sono passati nomi fantastici in quello studio, però ci siamo messi nei panni del ragazzino che magari registra il suo primo demo, dove si trova magari alle prese con un metronomo che si rivela la creatura più malvagia del pianeta. Terrore! Un fonico che ti vede per la prima volta e ti segue, però magari da ragazzino un po' intimorito non osi neanche chiedergli se puoi rifare una take, perché pensi di rompergli ancora le scatole. Noi vogliamo mettere questa nostra... vogliamo essere dei musicisti che...
che condividono una passione con dei musicisti più giovani. Non si tratta di musicisti più bravi o meno bravi, semplicemente è una questione anagrafica, perché io ho 25 anni, loro ne hanno qualcuno di meno, ma trovassimo anche dei ragazzini di 15-16 anni volenterosi, non c'è assolutamente il confine tecnico, c'è semplicemente il confine anagrafico, ma quello... Che è la cosa più bella, che sarebbe, direi che a livello di cuore è molto bello. E adesso mi piacerebbe, questo qua è appunto in generale quello che succede, invece nello specifico, tu prima hai incominciato a accennare qualcosa, il 27 sabato accade qualcosa, c'è un evento, ecco, che evento c'è sabato? Il Gods of Metal a Savona. Il Gods of Metal a Savona, quello originale, non è che... No, quello prima, cioè per citare, no? No, loro hanno allora si sentono gli apprezzamenti. Allora, no, fondamentalmente cosa? Vabbè. No, sarà una serata in cui per l'ennesima volta cerchiamo di mescolare realtà, generi e persone appartenenti alle più svariate cerchie. E nello specifico nel live ci sarà la presentazione per la prima volta a Savona di Frankenstein Revenge, una band pisana, toscana, pisa merda tra l'altro, perché è giusto dirlo, e che verrà appunto per la prima volta a Savona, e l'esordio dei Menaces, che sono una delle band che prodotte dall'Archetype, così me la gioco facile. Ah, presente, ok. E poi come headliner della serata i Perseverance, che è una band appena formata che non conosce nessuno, che è la band, esatto, capitanata dal buon Matt. E niente, quindi nello stesso palco troviamo dal heavy metal all'horror punk piuttosto che il thrash metal. Quindi questo è il primo Archetype Fest, giusto? Edizione number one. Diciamo che è il primo ad avere questo nome, abbiamo già fatto dei tentativi tra noi, come Motel Transilvania, dove facciamo Psychobilly, e i Vexatio, che fanno death metal, e gli Aistron, che salutiamo, che sono anche loro dei fratelli. I mitici Aistron, Belling. E quindi anche lì siamo ritrovati a fare questo evento totalmente eterogeneo, ma in cui tutti abbiamo qualcosa a condividere con l'altro, perché alla fine tutti veniamo dallo stesso punto. Solamente... E per lo stesso scopo. Esatto. E diciamo che a completare questa serata per il 27 ci sarà Maio, che è un artista, tatuatore e a tratti designer, non è nostro amico, che farà live painting, quindi avrà un pannello nel quale lui ha sensazione dipingerà qualcosa durante il live. Bello, interessante. A chi non interesserà il live per vari motivi potrà sempre vedersi la sua... c'è tanto entertainment e performance, quindi. Esatto, poi ci sarà una mostra di quadri di SNH Artist, che è una ragazza con la quale collaboriamo sia per quanto riguarda videoclip che per quanto riguarda appunto i discorsi di grafiche, insieme a quelle che fa anche il nostro Buonale. E questa volta purtroppo non ci sarà, ma spesso collaboriamo anche con un ragazzo, si chiama Fabio, che crea maschere handmade in latice e silicone. E lui è, diciamo, il nostro fratellone, diciamo, è un pazzo che crea delle opere d'arte fantastiche. Quindi. Allora ragazzi, riassumendo, una data: 27 giugno, sabato prossimo. Un nome: Archetype Fest. Una location: non ci sarà, no. Insomnia, Savona. Okay. E un orario: e facciamo alle 21, perché qua sono un po' anziani, quindi bisogna finire presto. Allora amici dagli Archetype, sesso, droga e semolino sarà il nostro slogan, vi aspettiamo per questa grandissima serata, non mancate, ciao da Genova Rock, ciao da Archetype.